Salve a tutti, sono Andrea Carlo Cappi e oggi vi propongo un dilemma. Si scrive Magaluf con una L sola, come appare nei più antichi documenti, o Magaluf con due L, come si vede spesso scritto in giro. Troviamo una conferma sulla L sola nella scritta ufficiale sulla spiaggia di Magaluf. Tuttavia, all'ingresso della località, una scritta altrettanto ufficiale ce lo propone con due L. Quale sarà la soluzione? Non lo sappiamo. Sappiamo però che molti britannici preferiscono chiamare questo posto Shagaloof, un termine che deriva da una parola particolarmente volgare ma molto esplicita. Per quale motivo? Perché in una strada, un'unica strada di questa località, ci sono d'estate a volte spettacoli non troppo edificanti e altri assai più piacevoli per la vista. E di questo parliamo oggi a Magaluf Italian Style. Troviamo nell'area costiera del municipio di Calviá, una cittadina situata sulle colline nell'entroterra. Come detto nella scorsa puntata, i confini tra Palmanova e Magaluf sono abbastanza difficili da stabilire e la situazione è complicata ulteriormente da numerosi alberghi che preferiscono negare di trovarsi a Magaluf e dire che si trovano invece a Palmanova o in una inesistente Calviá Beach. Questo per sfuggire al marchio infamante di Magaluf, una fama pessima che in realtà è legata soltanto a 500 metri della strada chiamata Caglie Punta Bagliera. 500 metri, considerate che la sola spiaggia di Magaluf ne è lunga 1600, che diventano 2500, calcolando anche Palmanova. In realtà, durante il giorno a Magaluf non succede nulla di diverso da quanto accade in altre località turistiche popolate da giovani. Tuttavia, ogni tanto i giornali britannici restano a corto di notizie scandalistiche, su quanto avviene in patria e se ne inventano da mettere in prima pagina per condannare la depravazione di Magaluf, dove in effetti, almeno di giorno sulla spiaggia, non succede nulla di particolarmente sconvolgente. Qualcosa di diverso invece in mare. Da qualche anno, uno dei passatempi preferiti soprattutto dai giovani turisti britannici è quello delle booze cruise, le crociere della sbronza, in cui i passeggeri vengono riempiti di sangria fino a essere del tutto ubriachi, di modo che potranno tuffarsi completamente sbronzi in mare oppure lanciarsi in orge improvvisate in coperta. Mentre i tumultuosi giovani britannici del cosiddetto turismo de borrachera, il turismo della sbronza, si danno alle loro intemperanze in mare aperto, la giornata procede tranquillissimamente a riva sulla spiaggia di Magaluf. Poi arriverà la sera con un magnifico tramonto che i britannici ubriachi si perderanno. E quello che accadrà più tardi ve lo racconto un'altra volta.